Ciao, sono qui a Malaga e oggi voglio parlarti dei tuoi limiti. Non so se sei mai stato in Andalusia, qui si mangia veramente molto molto bene. Ebbene, io mi sono presa 3 giorni di digiuno perché sentivo di dovermi purificare e ho avuto la conferma delle mie guide. Non vi posso dire che sia la situazione più facile in cui io sto seguendo, diciamo, il digiuno, perché comunque qui il profumo di cibo è veramente ottimo e ci sono locali, ristoranti veramente da tutte le parti, quindi diciamo che è una situazione piuttosto sfidante. Ebbene, sono ormai al 3° giorno di digiuno e quindi posso dire che ce l'ho fatta, mi devo solo arrivare fino a questa sera. Questo per dirti che cosa? Che è molto importante arrivare a sfidarti nella vita, prima che la vita ti ponga le sue sfide. Permettiti di essere tu stesso a sfidarti. Questo non vuol dire mettersi in una situazione di sofferenza, vuol dire mettersi, fare ciò che è necessario, ciò che ti può fare bene, che magari ti può portare anche dei piccoli sacrifici da un certo punto di vista, ma comunque ti permette di fare dei passi in avanti. Quindi sfidati, sfidati in continuazione, perché la sfida è un elemento di grandissima, grandissima crescita. E con questo ti saluto e ti auguro una giornata meravigliosa. Ciao!